Allora, una domanda molto veloce. Vai. Allora, la sua autobiografia è intessuta come questa cosa di cui parlava prima, di swing, di blues, di rock and roll, molti linguaggi, e anche in inglese maccheronico. Parente del celentanese, per caso? No, non direi di no. È che l'inglese è sempre stato una sorta di utopia per i compositori, perché era una lingua che si poteva anche maccheronare e suonava bene lo stesso. When you gotta say everybody come on, on. Poi dopo Celentano chiaramente ha fatto Prison Call in Ancient Use, però noi anche prima si cantavano delle canzoni inventando delle parole perché il suono era giusto. Io poi ho adoperato il dialetto perché mi dava la possibilità di fare il funky e il rhythm and blues, visto che le parole erano tronche, erano molto musicali e mi sono divertito. Ci sono operazioni che hanno fatto tanti anni prima di me, gente come Frank Zappa, per esempio, che operava suoni strani, nessuna novità, insomma. Ho capito. Invece l'ultima cosa, un'idea che è venuta a me, cioè, libro musicale. Io pensavo che sono quei libri in memoria da bambina, quando si aprono suonano. Ma no, questo secondo me suona, questo libro, suona anche se non suona. Secondo me suona in tutte le pagine, ma se qualcuno pensa che sia solamente una questione nostalgica si sbaglia, o una questione autobiografica, secondo me commette un grave errore. Questo è un libro di storie e di storia, poi bello o brutto che sia questo non lo so, però è... È sempre bello e brutto. È giusto anche sottolineare quando ci sono stati dei periodi clamorosi, probabilmente irripetibili, far sì che le generazioni che adesso non stanno attraversando un momento felicissimo sotto il profilo della passione, dell'utopia, del sogno, che si rendano conto che appena dietro le spalle i loro genitori hanno vissuto qualcosa di fantastico. E non è detto che non possa ritornare, dipende sempre dagli slanci che spesso il potere ha tutto l'interesse a soffocare. E quindi nei confronti dei giovani cosa ci consiglia? Che... Ma io non sono in grado, faccio fatica a consigliare qualche cosa a me stesso. La cosa che posso dire a molti ragazzi che mi si avvicinano è che se hanno il 90% di talento e il 10% di tenacia probabilmente non gliela fanno. Se inverti le percentuali e sono disposti a prendersi delle vagonate di no, ma a tener duro, probabilmente riusciranno a vivere con quello che amano. Ecco, in questo senso è troppo facile dire non mollare mai, ma c'è un mix di accorgimenti, di tenacia, di perseveranza, di intelligenza, di strategia e anche giustamente di talento, che deve animare i ragazzi che molto spesso poi di fronte alle difficoltà abbandonano, fanno fatica e abbandonano. Ma in tutti i lavori c'è gente, ci sono ragazzi che hanno due lauree che sono lì che sono persi contro un muro. Va bene, grazie. Tenete duro, ragazzi.